Pittoresca l'affermazione di Luciano De Crescenzio, questo scrittore, filosofo italiano, al TG1 parla di Giuseppe Garibaldi e dice che se fosse vissuto ai nostri giorni si sarebbe iscritto al Partito Democratico e sarebbe stato comunista. Ovviamente nulla da dire sulle capacità letterarie di Luciano De Crescenzio, su quelle politiche ovviamente la critica è feroce, d'altronde madre natura quando dà un tot nel DNA di capacità letterarie e filosofiche ovviamente toglie quelle politiche di interpretazione, insomma, per dire che Luciano De Crescenzio su questo giudizio di Garibaldi è una chiavica, insomma, è quanto di peggio ci possa essere. Poi, detto a livello nazionale, ricordo che Giuseppe Garibaldi, parlamentare, socialista, massone, anticomunista nel DNA perché riformista, non sarebbe mai stato a fianco di Romano Prodi, non sarebbe mai stato a fianco di Massimo D'Alema, mai a fianco di Fassino, tantomeno a fianco di Bersani o di Bertinotti o di Vendola, insomma, diciamocelo, era un riformista che addirittura ha avuto modo col suo impegno, eroi dei due mondi, di unire l'Italia e di cederla ad il sovrano piemontese. Gli piacevano le donne, che non era che è un merito questo, d'altronde un po' tutti i socialisti hanno questa debolezza, lungi da noi ovviamente criticare o commentare chi questa debolezza non l'ha, sono questioni ovviamente altamente personali che noi ovviamente rispettiamo. Ma ritornando al De Crescenzio e spiegando l'appartenenza di Garibaldi al Partito Democratico o al comunismo italiano e spiegandolo con la camicia rossa, era un simbolo, come un simbolo il garofano rosso dei riformisti italiani. Un massone, un socialista, non può mai essere un comunista. E al riguardo forse ci viene in aiuto Prampolini, quando dice, d'altronde sulla scia di Garibaldi e poi sulla scia di Pertini e poi su quella di Turati, poi su quella di Nenni, Saragat, per finire a Craxi o a Berlusconi, un socialista dell'era moderna, quando dicono che parlano della libertà e della tolleranza, che la libertà e la tolleranza va difesa in ogni modo nei confronti degli intolleranti, e quando gli intolleranti tolgono il diritto di esistere alla minoranza e di essere guidata dal loro leader, a quel punto è ammessa anche la violenza per ripristinare la democrazia. Quello che grosso modo sta succedendo adesso è che Prampolini negli anni venti, mentre si votava democraticamente in un'urla alla Camera una legge antidemocratica, ha preso l'urna e l'ha spaccata e l'ha buttata via. Si fa così, i socialisti sono questi, sono come quelli, sono i garibaldini, sono i massoni liberali riformisti, e non sono certamente di cultura politica la Luciano De Crescenzio, che noi rispettiamo come scrittore e ovviamente osteggiamo, contestiamo e mettiamo alla luce le sue incapacità
politiche e il suo modo di porsi nei confronti anche dei giudizi di personaggi politici che hanno fatto la storia dell'Italia, degli italiani, del socialismo italiano. Quindi diciamo De Crescenzo, se vuol votare comunista lo faccia lui, ma per l'amor di Dio cerchi di smetterla per non fare del male, di continuare a fare del male a sé e alla sua famiglia. Ovviamente questo è un giudizio politico, niente di personale, rispetto come uomo, come scrittore, come giornalista, come filosofo, ma non come politico. Se Dio vuole, la maggioranza degli italiani non la pensa come lui.